andiamo a prendere un 300 ZX Nissan. Ci sono vari punti deboli, ecco, in questo... Ragazzi, trailer scoppiettante ho fatto qua, proprio si parte col botto. Hai già fatto di tutto. Avevamo già capito che in questa puntata succede che di tutto. C'è da vedere, c'è da vedere. Io sono Luca Spadano, lui è Lorenzo Ducci e questo è il canale di Empower. Qui noi compriamo, rivendiamo, restauriamo, modifichiamo auto giapponesi. La nostra missione è salvare queste auto che per qualche motivo sono state abbandonate, lasciate un po' in disparte al vecchio proprietario, riportarle ai vecchi fasti e ovviamente rivenderle. Rivendere per avere un po' di margine che ci permetterà di comprarne un'altra, no? Certo, anche perché se andiamo sotto poi... Come insegni che se continuiamo ad andare in negativo... Ah, certo, finiscono. Finiscono i soldi, non andiamo più avanti. In questa puntata, l'avete capito dalla copertina, ovviamente andiamo a prendere un 300 ZX Nissan. Macchina particolare, però devo dire, penso tra le top 10 JDM, top 5. Guarda, negli ultimi anni, diciamo fino a 10 anni fa, era stata un po' bistrattata. Diciamo era sottovalutata, è un po' un bestione goffo, grosso. Per me è una delle più belle, diciamo, Gran Turismo prodotte in quegli anni. Se la batte sicuramente con il 3000 GT, in comune hanno il motore V6 Twin Turbo. Però in questo caso, è messo nel verso giusto. Esatto, trazione dietro e via. Trazione posteriore, la 3000 GT invece è una 4x4. Ci sono alcune particolarità, non so se le conosci, del 3000 GT. Per esempio è stata prodotta con due motori diversi. C'è quello aspirato e c'è quello Twin Turbo. Ovviamente noi in questo caso andremo a cercare una Twin Turbo, anche perché sono quelle che valgono di più nel mercato, quindi cerchiamo di prendere il top. Oltre alla possibilità di avere un cambio automatico a 4 rapporti, c'era anche la versione con appunto il cambio manuale a 5 rapporti, e noi andremo a cercare ovviamente questa. La maggior parte delle 300 ZX vendute in Italia, perché tutte le 300 ZX vendute in Italia siano 2+2. Esatto, perché esistono due configurazioni di questa auto. Esiste la 2+2, che è quella che magari un po' tutti conoscono, quella un po' più filante, che è un po' più bella. Invece, paradossalmente, nonostante magari si pensi spesso e volentieri meno posti vuol dire una linea un po' più accattivante, la 2 posti secchi sembra essere un po' più goffa, un po' più, il tetto scende un po' più tozza. La parte dietro monca, secondo me. A me non piace molto. Ad alcuni la preferiscono e credo sia anche più leggera sicuramente della 2+2, però secondo me è un po' più tozza. Per di più, abbiamo anche scoperto, perché è super rara, ragazzi, penso che nemmeno voi l'avete mai vista, esiste pure convertible sta macchina, cabrio, ragazzi, che si apre tutta quanta col tetto in tela, assurdo. Allora, super rara, nel senso che, allora, questa macchina viene venduta in configurazione T-top, cioè vuol dire che puoi sganciare i due tettini in vetro e riporli poi nel portabagagli, c'è una sezione dove puoi incastrarlo. A differenza della targa, in questo caso rimane però una parte di strutturale, insomma. Esatto, le auto sono o cabrio, diciamo, classico, o targa, quindi come può essere del Sol, come può essere la Porsche, quindi che stacchi la parte centrale, anche del la Supra, tutto, anche la Supra MK4 veniva fatta in versione targa, oppure T-top, cioè che rimane questa stecca al centro che unisce il montante anteriore con quello posteriore. Esatto. Comunque la 2+2 rimane la più bella e noi andiamo a prendere quella. Per questa 300 ZX però mi sono imposto di cercare qualcosa che avesse un basso chilometraggio. Dunque, quando uno sta cercando un'auto da acquistare per ovviamente fare un investimento anche, no? Quindi in ottica anche di rivendibilità, è sempre molto importante andare a guardare anche il chilometraggio. Attenzione però, voglio aprire una parentesi, il fatto di acquistare un'auto con pochi chilometri non sempre vuol dire che l'auto sia meglio di un'altra con tanti chilometri. Bisogna valutare esemplare su esemplare. Ci sono auto con 40.000 chilometri che stanno messe peggio di auto che ne hanno 160.000. Bisogna capire effettivamente come quest'auto è stata trattata negli anni, perché trovare un'auto abbandonata con 35.000 chilometri è molto più complicato il restauro di un'auto con 140.000 chilometri che veniva utilizzata tutti i giorni. L'obiettivo
di questa ricerca era quindi trovare una 300 ZX più o meno originale, ma che avesse un basso chilometraggio in modo da poter fruttare poi un guadagno superiore. Avere un valore aggiunto, insomma, rispetto magari alle altre che sono sul mercato. Della rivendibilità, esatto. Basso chilometraggio per me significa su un'auto trentennale stare tra i 50.000 e massimo 80.000 km. Ci sta. Massimo quello. I miei occhi sono caduti su una 300 ZX rossa, ahimè sono quasi tutte quante rosse quelle in Italia, con 60.000 km e rotti, che però si trova a Catania, quindi in Sicilia. Il però non è riferito al fatto che noi non vogliamo andare a Catania, anzi. Assolutamente, cioè, assolutamente. Catania, carne di cavallo subito. Stiamo arrivando. Il però è riferito al fatto che la macchina si trovava su un'isola e bisognerà portarla sulla terraferma. Ovviamente è un'auto che è stata ferma per un po' di anni e quindi non potrà essere guidata. Bisogna caricarla su una bisarca, farla imbarcare e portarla di nuovo a Roma. Ci sono già abbastanza complicanze, eh? Vabbè, cominciamo. Proprio su queste complicanze cercherò di intavolare la mia trattativa. Il venditore sta vendendo una 300 ZX con 60.000 km circa, sa benissimo il valore dell'auto attuale, anche perché è comunque presente sui forum delle 300 ZX, nei gruppi e tutto quanto. Si è fatto una bella idea. Il suo problema è cercare di piazzare una 300 ZX a Catania, dove comunque è evidente non c'è la stessa cultura sulle auto giapponesi che ci può essere. A Catania, fermata un po', comunque sia, ci sono vari punti deboli, ecco, in questo... Diciamo che ho fatto leva su quello, gli ho fatto presente che comunque la vendita a Catania sarebbe andata per le lunghe, sarebbe stato difficile trovare qualcuno che avrebbe apprezzato quel modello di auto nell'isola e che sarebbe stato altrettanto difficile per qualcuno partire da Bergamo, andare a Catania, farla portare, insomma. Assolutamente. A chi la vuoi vendere sta macchina? Se non ad Empower. Veniamo noi da te, andiamo. Non ci resta che prendere l'aereo, andare a Catania e andare a vedere insieme come sta messa questa 300 ZX e decidere cosa fare. Atterrati a Catania, il venditore Gianfranco, una persona davvero squisita, ci è venuto a prendere in aeroporto, ci ha offerto la colazione. E che colazione, ragazzi. Ma poi abbiamo subito voluto vedere la macchina, quindi ci siamo recati in questo garage dove l'auto è custodita. Questo video. L'auto è conservata in un box che sembra una capsula del tempo, vecchi poster, veramente incredibile. È sotto 3 dita di polvere, per quanto tenuta bene, comunque è ferma da un bel po' e ha tante macchine davanti, insomma, è un po' da riscoprire. Dopo aver dato un'occhiata agli interni e agli esterni ed essermi resi conto in effetti che la macchina è ben tenuta, malgrado la polvere, è il momento di provare ad accenderla. L'auto si è accesa e il motore sembra girare in modo corretto, quindi nessun rumore particolare risuona nelle mie orecchie. Avevo già chiesto al proprietario di organizzare la possibilità di sollevare la macchina su un ponte, perché comunque, trattandosi di un modello che ha più di 30 anni, mi interessa vedere anche e soprattutto il sottoscocca. Questa è una cosa molto importante, non soltanto per la possibilità che ci sia della ruggine, che in questo caso non credo sia presente perché il box era molto asciutto dove è stata conservata, ma anche per capire se eventualmente ci sono perdite d'olio, ci
sono altri problemi che si possono vedere da sotto, e soprattutto per cercare di guardare le turbine, perché da sopra le turbine sono molto coperte, ma da sotto riesci a intravederle, dai collettori si vedono le turbine, e quindi se ci sono perdite d'olio le vedi. E meno male che l'abbiamo fatta alzare, perché qualcosa è uscito, dai. Lui è fantastico e gentilissimo, ma forse non si ricorda bene come ha fatto i lavori su questa macchina. Diciamo che aveva tanto parlato di uno scarico artigianale che forse è stato fatto da Ray Charles, perché le saldature sono davvero inguardabili, e sono stati utilizzati diverse tipologie di... Sembrava un organo più che uno scarico, sì, tutto di... bugato, poi tutte restrizioni. Sì, ecco, l'hai detto. Niente, quindi quello si prende e si butta, e quello lo leviamo. C'è qualche perdita d'olio sicuramente, ma insomma non mi meraviglio, una macchina di 30 anni fa, non pensavo di trovarla asciutta. Le turbine sembrano comunque stare bene, tra l'altro mi ha detto che prima di fermarla le aveva fatte rettificare, quindi comunque dovrebbero essere buono stato. È il momento di un faccia a faccia, quindi con Gianfranco abbiamo visionato la macchina, l'abbiamo accesa, sicuramente in buono stato, non tanto buono come era stata descritta dal venditore, ma si sa, insomma, quando uno vende cerca sempre di mettere qualcosa in più, però Spadano poi gliele fanno da tutte quante, e quindi abbiamo un attimo livellato di nuovo il prezzo, ci siamo sicuramente accordati, perché è una macchina che comunque voglio prendere, assolutamente non ha problemi catastrofici per i quali io me ne debba tornare a Roma, ma sicuramente andava rivisto il prezzo. Si è trovato subito tranquillamente un accordo che prevede il fatto che tutti voi che vedete questo video dobbiate comprare i vostri occhiali presso il suo store a Catania. Gianfranco Galli, Gianfranco Galli Ottica. Grande. Ci ha fatto lo sconto e noi gli facciamo la pubblicità. Stretta di mano e andiamo, la macchina è nostra, abbiamo un 300TX, siamo a Catania e adesso abbiamo anche il resto della giornata tutto per noi. Esatto, abbiamo fatto prestissimo, quindi ci non aspetta. Abbiamo fatto la solita ammazzata di Empower, andate e ritorno in giornata. Aereo, lusso, ci sono venuti a prendere quel camera Porsche, d'albergo. Camera prenotata, ci abbiamo serata libera, domani mattina alle 10 bisogna stare al porto per caricare la macchina sulla bisarca che verrà spedita a Genova e poi a Roma. Cercate di prendere il